La presenza di un anestesista durante l'esecuzione di un esame radiologico può essere paragonata a quella della presenza della rete di sicurezza al circo per gli acrobati. Non serve mai, ma quando serve, per fortuna che c'è. Noi infatti dobbiamo prontamente agire in caso di insorgenza di effetti collaterali, per fortuna molto rari, che possono insorgere durante l'esecuzione, quando si infondono i mezzi di contrasto radiologici o altri farmaci cardiologici, ad esempio quando si eseguono cardiotac. Quindi noi siamo la rete di sicurezza prima di tutto del paziente e poi del radiologo.